DJ Fox, Radio Station, la radio che ti rincorre. Party time! Welcome to Live Motel. Tearing down your house tonight. Venerdì sera su DJ Fox Radio Station, il consueto abbonamento, anzi appuntamento, abbonamento magari, perché vorrebbe dire che ci darebbero anche qualche soldo, no? per essere abbonati a Live Motel, ma invece non chiediamo niente, ma solo di ascoltare la musica che vi proponiamo, perché è sempre musica bella, soprattutto questa sera che abbiamo un amico nei nostri nuovissimi studi di Cologno Monzese, prima puntata di Live Motel in questa sede, e non poteva essere che con un amico che è venuto a trovarci, che è di passaggio a Milano, Francesco Balasso. Buonasera. Ciao a tutti, ciao Mauro. Ciao Francesco, bentornato a Live Motel. Grazie mille, che sono un veterano. Sono felice di essere qui con voi. Sì, anche perché sei di casa, tu comunque sì, sei già stato a suonare la tua musica, sei già stato quest'anno con il Rock and Roll Circus in sala prove, nella sala prove di Casa Fox, quindi full band, una puntata molto movimentata, molto rock and roll. Sì, infatti, molto bello, ci siamo divertiti, abbiamo fatto, come hai detto tu, del rock and roll, che è un progetto Circus che saluto. Salutiamo i ragazzi, ovviamente, è un progetto che è sempre in piedi, ovviamente. Certo. State lavorando, state scrivendo, state procedendo? Assolutamente sì, siamo sempre in attività. Sul pezzo. C'è un po' di riverbero sulla voce. Sai che rev lì. Eccolo lì. Oh, spero che mi sembrava di essere dentro una cattedrale. La voce e neanche il Papa. No, sì, siamo attivi, stiamo scrivendo, stiamo suonando, siamo sempre in attività fondamentalmente. Vabbè, d'altronde un musicista è quello deve fare. Dovrebbe farlo, anche se non è scontato, e invece no, abbiamo una buona continuità quando ci chiedono appunto cosa state facendo. Sì, quindi canzoni nuove, live e quant'altro, e tante altre poi cose. Tu hai una tua attività che è Francesco Balasso, ovviamente. Esatto. Il progetto, esatto, a tuo nome, quindi esatto. Francesco Balasso cantautore, esatto, che in realtà sarebbe la mia attività principale, quindi di scrivere canzoni. Noto cantautore vicentino. Di Vicentino, esatto. Ma poi quando dico Balasso a Milano, cioè, sarà che c'era il comico Natalino Balasso. Esatto. Sì, che non è tuo parente. Che non è parente. E però in qualche modo riscuoto sempre simpatia, e quindi è anche un modo per conoscere, vero, anche nuove persone. È vero, è una chiave di, esatto, di ingresso, no? per nuovi infatti salotti, nuove conoscenze. Conoscenze, ma anche per scambiare una battuta. Beh, lui è veramente forte. È stato radiato un sacco di tempo perché dice le cose dal suo punto di vista, che è condivisibili o meno, comunque sono lucide e assolutamente. Questo è vero. Francesco, tu non hai niente in promozione, almeno per adesso, cioè, per adesso, ma non spoileriamo niente, perché se vuoi parlarcene poi no, anche no. Stai lavorando, ecco, diciamo stai lavorando su del materiale che non è in promozione questa sera, a questa puntata di Live Motel, che invece vede Francesco Balasso come fosse un live, un concertino. Un concerto. Solo per me questa sera. Esatto. E per chi e ci per ascolta voi, esatto, a DJ Fox Radio. Francesco, prima canzone, cominciamo subito con la musica. Ma inizierei con ancora una volta che ho Adrenalina, che è una canzone che scrissi ancora un po' di tempo fa, ma che è stato un po' un inizio di tutto quanto, anche quello che è poi stato, che è successo dopo. Quindi si intitola Ancora una volta. Ancora una volta, Francesco Balasso. Sarai
felice di riuscire a tirar fuori tutto quello che ho dentro. Ma la paura mi prende e mi fa comodo, segnale giusto per un nuovo cambiamento. Vincono i like agli occhi della gente ed io mi sento perdente a scrivere col cuore. Magari dico cose che nessuno vuol sentire, ma non riesco a gettare frasi per sentito dire. Dipende dall'umore, ma non è così semplice fissare la realtà che non vuole essere giovane. Vorrei spiccare il volo prima di farmi portar via. Adrenalina, non riesco a stare fermo qui. Se non mi vuoi dar pace, allora guidami come sai fare. Adrenalina, non riesco a stare fermo qui. Se non mi vuoi dar pace, allora guidami come sai fare. Vorrei vedere la realtà con gli occhi di chi ancora vuole sognare, ma questa sera sì, me la godrò anche da solo. A volte mi basta, non è più un problema mio, ma loro. Passaporto in mano, controllato la scadenza, pronto per il viaggio, la mia meta è l'esistenza. Ho preso poche cose, giusto quelle per campare. Ho preso quel che sono, ora andare. Adrenalina, non riesco a stare fermo qui. Se non mi vuoi dar pace, allora guidami come sai fare. Adrenalina, non riesco a stare fermo qui. Se non mi vuoi dar pace, allora guidami come sai fare. Allora progettiamo il nostro futuro senza paura o aspettativa. Voglio solo correre veloce per svegliare e sentirmi dire ancora un'altra volta adrenalina dentro le vene. E poi starmene qui a vivere insieme. Adrenalina, non riesco a stare fermo qui. Adrenalina, non riesco a stare fermo qui. This is Life Motel. Francesco Balasso questa sera con noi. Allora, Francesco, tu quando è che hai iniziato a scrivere canzoni? Da un po', né? Sì, per questo non hai 20 anni. Per questo non ho 20 anni, ne ho 22. Sì. E questa è la mia prima volta in televisione. E questo è il mio... con Maria. Esatto, esatto. Beh, per questo progetto ho iniziato a scrivere canzoni nel 2016. Quindi è già un po'. Sì, è già un po'. Prima ho scritto per altre cose, però sì, che mi sono effettivamente messo a scrivere testi in italiano, cantautorale e comunque in questo mondo. Sì, perché comunque tu hai un precedente di band, vocalist. Sì, cioè, sì, avevo un gruppo in acustico che avevamo registrato un EP, eccetera. Ti parlo di 2007-2008, che avevi 12 anni, esatto. Come Justin Bieber, no? Che effettivamente a 12 anni già suonava come Michael Jackson a 5. Il ragazzino prodigio, no? Beati loro, cioè veramente uno su. E noi invece facciamo le cose con Justin Bieber. Sì, beh, infatti. Il che non vuol dire farle peggio. No, esatto, no. Anzi, meglio magari aspettare i tempi giusti quando sono maturi e uscire con qualcosa che è... Sì, ma è inutile, infatti. Poi tu non hai sì, con Sorry Mom, con Ivana, sì, che salutiamo tra l'altro. Esatto. Un'amica e una compagna di lavoro che è veramente notevole. Sì. È sempre un piacere lavorare con loro. Però non hai un'etichetta che ti sta col fiato sul collo, che ti dice: mi Francesco, devi darmi l'album il tale giorno, no? Esatto. Quest'anno me ne devi dare due. Che ti pressa. Contratto milionario. Che ti pressa, no? Esatto, no, esatto, assolutamente, no? C'è Be Next, c'è Sorry Mamma, che sono appunto la label, sì, l'etichetta appunto con cui lavoro, sì. Ma come dici tu, esatto, non c'è la pressione dell'uscita, anche se sono io che
tendenzialmente magari mi pongo, sono io stesso che mi metto appunto le scadenze, le deadline, ma certo, esatto, sì, certo. No, per tipo quest'anno sono usciti due singoli, poi come dicevi prima in qualcosa apertura arriverà. Qualcosa arriverà, quindi sicuramente ci sono, si cerca sempre di essere produttivi, di essere, di cercare di fare canzoni nuove e possibilmente magari anche dischi, che questa parola, sì, disco forse non si usa più, anche perché non esistono, sì, esistono, sì, gli LP, esiste, nuovo, esistono gli LP, un raccoglitore di un canzoni, io li chiamo album, album, un esatto, album è esatto, comunque un insieme di canzoni qualsiasi sia il supporto, no? Esatto. Perché un album può essere digitale, un album può essere, esatto, in fotografie, esatto, di carta, può essere qualsiasi cosa, esatto, positive, eh sì, è vero, è vero, un album è un qualche cosa che raccoglie. Hai ragione, arte, lo chiamerò file. Album da, da oggi, esatto. Perché neutro, no? Perché sì, ho fatto un album nuovo. Ho fatto l'album nuovo, esatto. Oppure EP anche, perché... EP, esatto. EP anche, vuol dire, può essere un vinile, può essere un CD, può essere... Assolutamente. È una raccolta di brani che stanno entro il 30 minuti, non EP. E un EP rispetto al disco la dovrebbe, almeno... Oh. Adesso non vorrei dire una cavolata, da quello che ho capito, è... Cioè, l'EP dovrebbe avere... un tot numero di canzoni, 5-6 canzoni, sì, ma deve stare entro i 30 minuti. Ah, ok, era proprio, sì, sì, okay, era quello più o meno. Ok, infatti avevo chiesto già, se tu sei a 40 minuti e fai 3 pezzi, è già un album. È già un album, ok. Se fai, esatto, lo Studio Edge degli Yes, che c'ha 3 canzoni, esatto, però sì, da 20 minuti, 3 canzoni, è un album. Esatto, è vero, eh? No, no, infatti, infatti. Allora, Francesco, ancora musica, io voglio sentirti suonare questa sera. Vai. E andiamo col prossimo brano, che cosa ascoltiamo? Ma io ti farei ascoltare un brano che è uscito un paio d'anni fa, ormai, o l'anno scorso. Vabbè, si intitola Origami comunque, sì, se andate sulla pagina appunto. Ah, Spotify. Ma queste canzoni sono tutte sui... Tutte quante, store, tutte negli studi. Le potete ascoltare poi in versione, ovviamente. In versione studio, esatto, stasera le sentiamo... Acustica. Siamo in acustico proprio. Unplugged. Francesco Balasso. Sono da te già da un po', su questo tappeto tu fai gli origami. Un giorno anch'io imparerò, per ora mi basta guardarti le mani. Sai che ho fatto l'albero anch'io, ho messo una foto di noi tra due rami. Natale era ieri, lo so, ma l'ho ricordato mentre tu tornavi. Ti guardo ed ora penso a quanto è bello averti accanto. Con tuo foglio prende senso anche l'immagine del vento. In questo appartamento ero solo ed odiavo il silenzio. Facevo rumore per non stare attento a quello che mi succedeva dentro. Oh, in questo appartamento siamo in due, ora siamo in silenzio. Ed è la cosa più bella del mondo. Te l'ho già detto, forse mi ripeto, ma con te sto meglio. Aspettavo in stazione da un po', guardavo chi in fretta correva ai binari, rendendomi conto che anch'io sto sempre correndo pensando al domani. Poi è arrivato quel treno e tu da dietro quel vetro già mi sorridevi. Ho pensato che in semplicità sai fermare il tempo con un origami. Ora stesi sul tappeto ci perdiamo in un abbraccio. Adesso tutto è perfetto in questo appartamento. Ero solo, odiavo il silenzio. Facevo rumore per non stare attento a quello che mi succedeva dentro. Oh, oh, in questo appartamento siamo in due, ora siamo in silenzio. Ed è la cosa più bella del mondo. Te l'ho già detto, forse mi ripeto, ma con te sto meglio.
ma con te sto meglio. Come un foglio di carta preso tra le tue mani, tu mi hai dato una forma come i tuoi origami. Siamo in due, ora siamo in silenzio, ed è la cosa più bella del mondo. Te l'ho già detto, forse mi ripeto, ma con te sto meglio. Ma con te sto meglio. Ma con te sto meglio. Te l'ho già detto, forse mi ripeto, ma con te sto meglio. This is Life Motel. Siete su DJ Fox Radio Station, questa sera Live Motel, l'appuntamento del venerdì con la musica unplugged solitamente, ma anche c'è stato qualche episodio molto rock and roll, come per esempio il Rock and Roll Circus. Sì. Ecco, questo è un progetto che, come dicevamo, è sempre attivo, no? È sempre in piedi. La tua anima rock and roll, si può dire, la tua rock and roll. Sì, assolutamente, è sempre in piedi, anzi è quella che magari controbilancia la parte più pop, più cantautoriale, certo, come sì. Le due anime. È mai successo in questo, vabbè, purtroppo i tempi dedicati alla musica dal vivo ultimamente non è che siano stati proprio tantissimi, ma hai mai pensato per esempio fare uno spettacolo così, magari in apertura alcuni tuoi brani acustici o fare da supporter a te stesso e poi con la band. Dici, cioè, di fare di aprire i concerti? Aprire i concerti dei Circus con qualche brano tuo. Ma in realtà no, sarà questa duplice, cioè sarà questo, e che magari a tenerli separati. Sì. Sarà che, esatto, forse mi fa un po' strano magari il fatto di aprire e poi risuonare magari anche con i Circus. Sì, li tengo un po' separati, ma anche perché il contesto è un po' diverso. Sì, esatto. Cioè, fino adesso non ho trovato il punto di incontro per farli magari andare insieme. Però forse va anche bene così. No, ma ci sta. Sì. Anche i contenuti sono comunque diversi. Le tue canzoni sono molto più del tuo vissuto personale, no? Quindi assolutamente meno disponibili verso comunque dividerle con una band, no? Piuttosto che. Ma a parte che tu ci hai. Più che altro è che. No, sì, forse più che altro è il. Sono due mondi diversi, nel senso che con queste canzoni. Con questo progetto, esatto, tendo a andare più verso l'indie, il pop. Sì, essere anche più libero forse di scegliere degli arrangiamenti. Ah, esatto, sì. Quindi se voglio mettere. Un reggaeton, per esempio. Beh, oddio, no, non ci ho ancora pensato. Provocatorio. No, non lo so se la no, esatto, vabbè, se apriamo, esatto, una mega parentesi. No, quindi esatto, come dicevi tu, no, su questo progetto c'è più ricerca, più, anche magari un po' di elettronica. È un po' diverso, sì, esatto. Mentre con i Circus faccio più uno spettacolo. Sì, vintage, le chitarre, cioè anche è tutto molto più vintage, esatto, no? Per cui gli suoni sono anni 60, 50. Beh, lo stesso nome lo si rifà a quel. È quel fantastico video di concerto dei Rolling Stones. Sì, con John Lennon, Keith Richards, Mitch Mitchell, Jethro Tull, di Who, Mick Jagger, c'era anche per esempio. Anzi, consigliamo i nostri ascoltatori che, se per caso non avessero mai visto questo, che si intitola proprio Rock and Roll Circus. Ed è stato prodotto dagli Stones. Del 69, Di andare a vederselo, perché un John Lennon meraviglioso. Sì, è proprio spettacolare. Il Dirty Max. Sì, infatti. Sì. Un attacco già abbastanza velenoso a Paul McCartney. Sì, ma Dirty Mac. Erano gli anni anche proprio del. Dove era tutto, era già appena successo tutto. Loro si sono lanciati nei primi anni 70. Lennon e McCartney si lanciavano molte frecciate via canzone. Via, no? Canzone. Lennon era molto più bastardo. Lui diceva proprio come puoi dormire, le canzoni che fai sono musicaccia. Gli lanciò tutte le frasi così. No?
How do you sleep, per esempio. Sì, sì, ok. E McCartney invece rispondeva con molta dolcezza, no? Let me roll it, per esempio, una risposta dei Wings, una risposta proprio papale alle provocazioni di Lennon. Quindi lasciami scorrere, lascia andare. Sì. Lascia che... faccia tu pensa come deve essere stato appunto anche il rapporto, no, che c'era tra di loro, no? Il fatto che uno fosse un po' più provocatorio e quell'altro invece Lennon era il camerasse peperino, secondo me averci a che fare non deve essere stato così facile. No, non penso, infatti per quel qualcosa che ho letto anch'io di biografico di Lennon era sicuramente carismatico nel suo personaggio. Esatto, era un personaggio grande. Tu hai visto Get Back, la riedizione? Ho cominciato a vederlo. Ho cominciato anche perché richiede un po' di 9 ore di visione. Esatto. Quindi almeno 4-5 sere, se non molto proprio figo, molto figo. Sì, 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 bello. Bene, siamo tornati a parlare di Beatles, ma all'Alamo Hotel si parla spesso di Beatles perché comunque chiunque viene ha sempre qualche aggancio, sempre qualche cosa. Sono tanti, tanti ancora che amano i Beatles. Anche perché i Beatles piacciono, cioè è una band, cioè vabbè, c'è a chi piace e a chi non piace, e chi proprio fanno cagare, Beatles. No, esatto, no, cioè, ci sono queste anime, certo, no, divisorie, però alla fine sono incredibili perché riescono ad adattarsi a vari tipi di musica. Sì, hanno fatto un po' di tutto. Cioè, mi ritrovo che hanno dei rock and roll, dei blues bellissimi. Sì. E allo stesso tempo delle... allo stesso tempo delle canzoni pop strepitose. Sì. Quindi sono anche il pre-reg di Obladi Oblada era una cosa stranissima. Sì, quindi ancora oggi penso che li guardiamo ancora, ma perché c'è ancora tanto da tirarci fuori ancora dalle canzoni loro. Torniamo alla musica di Francesco Balasso. Allora, al prossimo brano cosa ascoltiamo adesso? Cosa facciamo adesso? Cosa dai, ascoltiamo? Facciamo un Forza Fra. Sì. Forza Fra, che è un po' l'inno il mio inno, ma che è anche il tuo nick di Instagram. Nickname, esatto, perché se qualcuno volesse andare su Instagram seguirlo, esatto, per le varie cose, mi trovate come Forza Fra, Francesco Balasso, ma è anche un inno che dedico a, siccome si dice fra, no, tra persone a cui ci si vuole bene, bro, esatto, quindi è un inno che dedico anche a voi, a te, a tutti quanti, quindi è condiviso, condivido. Andiamo, let's go. Non mi sento più nella terra dei cantautori, patria storica di pittori, geni, attori, signori scrittori. E mi fa male sentire qualcuno che vuole dire: sì, 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 tu sei bravo, sì, tu sei bravo a mentire. Ti prego, bloccami la mente, posso farlo finché sono in tempo. Vado a Londra per capire, è il cliché che io voglio dire. Forza, forza fra, è la cosa che ti voglio dire. Forza, forza fra, è la cosa che vorrei sentire. Forza, forza fra, è la cosa che ti voglio dire. Forza, forza fra, è la cosa che vorrei sentire. È una causa di forza maggiore voler fare il cantautore. Se strano al primo acchito non appoggiare alcun partito. Vorrei sentirmi sempre io me, vorrei sentirmi sempre giovane, vorrei sentirmi sempre fresco come la frase stasera esco. Forza, forza fra, è la cosa che ti voglio dire. Forza, forza fra, è la cosa che vorrei sentire. Forza, forza fra, è la cosa che ti voglio dire. Forza, forza fra, è la cosa che vorrei sentire. Prova a restare in piedi, comunque vada. Prova a, senza vedere, tenere dritta la macchina in strada. Prova a
pronunciare la fatidica parola. Forza, forza fra, è la cosa che ti voglio dire. Forza, forza fra, è la cosa che vorrei sentire. Forza, forza fra, è la cosa che ti voglio dire. Forza, forza fra, è la cosa che vorrei sentire. Live Motel. Naturalmente forza, diversa dalle altre. Unica per scelta. DJ Fox, la radio che ti rincorre. Eccoci qua, siamo tornati su DJ Fox Radio Station, Live Motel con Francesco Balasso. Forza Fra era una canzone che ti sei un po' dedicato, no? Ti sei un po'... Sì, è vero. Esatto, è la canzone come che... Dicevo, è quando ci si dà... Un autoincoraggiamento. Bravissimo, un autoincoraggiamento, perché l'autostima è fondamentale in tutti i progetti, soprattutto quando poi sei alla guida del proprio progetto, lo si porta avanti con il proprio spirito, e allora bisogna... Sei tu il capitano della barca. Di te stesso. E tu in questo progetto hai anche dei musicisti, no? Assolutamente sì, ho due musicisti, carissimi musicisti, che abbiamo, con cui... Ti salutiamo. Sì, certo, infatti. Come cioè, minimo. Assolutamente sì. Che allora, sì, cioè, collaboro insieme da un paio d'anni. Sì. Una violinista e cantante molto brava, che è Elisabetta Kuman, che salutiamo, certo, ovviamente. E alla batteria un bravissimo batterista, che è Thomas Zausa, che salutiamo altrettanto. Certo. E sono il trio con cui vai in giro, usciamo a suonare da un annetto e mezzo questa parte. Sì, e devo dire che dopo il primo periodo che uscivo con la Loop Station, che esco ancora con la Loop Station, certo, però sì, ogni tanto ci vuole... Esatto, un po' di rock, un po', sì, di, sì, sì, un po' di groove sotto, un po' di supporto musicale, quindi... Beh, anche perché comunque le canzoni sono prodotte, sono... Assolutamente sì. Suoni, non dico molto prodotte, però sono prodotte bene, sono... Hanno tutto un arrangiamento, certo, assolutamente, certo, che cerchiamo di portare fuori durante i live, ma... oltre a farle in maniera fedele, a volte le suoniamo anche proprio, le spogliamo un pochettino, le facciamo in, certo, acustico e tutto. Che di diventa... chitarra con effetti, violino e batteria. Esatto, e i cori, ci siamo trovati sia in questa situazione, sia anche a invece portare fuori proprio il disco completo, e quindi ad avere anche più suoni di questi. Quindi siete versatili. Siamo, diciamo, versatili, avete... sì, sì. Varie sfaccettature, no? Per presentare, sì, le canzoni, che non sempre è detto che debbano essere fedeli al disco e anche all'album. E io ce l'ho col disco. Ma anch'io un po'. Comunque non essere fedeli comunque a quel studio, ma d'altronde anche gente, lo so, due stessi cambiano, te le fanno acustiche a volte, alcuni pezzi fanno chiunque. Qualsiasi musicista, io penso che dopo poi tanto tempo che fai le stesse canzoni ti venga un po' una necessità di risentire, rivisitarle, di... Sì, 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 beh, sì, sicuramente, penso che hai colto quello che è l'evolversi e anche... poi a parte che quando hai anche dei bravi musicisti è anche bello vedere come possono aiutare, diventare le canzoni, no? E comunque ti affidi a mani esperte e che magari sono in grado di dare anche delle sfaccettature nuove, come è successo appunto con la band, dove alcune canzoni dove per esempio il violino, non essendoci su tutti i brani, abbiamo dovuto inventarlo da zero. Anzi, Elisabetta si è messa con molta calma a inventare da zero il violino, e quindi abbiamo aggiunto uno strumento a tutti gli effetti su alcuni brani. Quindi, anzi, lascia spazio alla creatività. Bellissimo. E questa è una cosa... Le canzoni d'altronde sono... Nessuno dice che sono per forza così come sono registrate, no? Hanno una vita propria che muta, cambia, no? Io penso che cioè, quando si è in studio, avendo, si ha a disposizione tutti gli strumenti dello studio, che potenzialmente sono tutti, con il digitale,
E poi il live è magico proprio perché è live e molte volte è bello sentire cosa esce dalle mani e dalla voce dei musicisti, no? Cioè lì in quel momento, perché certo, magari un disco uno lo conosce perché magari l'ha già ascoltato, l'ha già sentito, altre l'album volte, l'ha già ascoltato, sì, sì. Ha già ascoltato queste canzoni, ho visto lo sguardo del del album del V che guarda il treno. Torniamo alla musica francese. Sì, sì. Cosa ascoltiamo adesso? Adesso ascoltiamo un brano che è uscito quest'anno, quest'anno, sì, e si intitola Come una canzone. Devo dire una cosa, beh, lo dico dopo. Sì, dopo. Lo facciamo dopo, dai. Sì, sì, okay, sì. Ok, così lasciamo spazio alla musica. Così. Forza Fra. Grazie. Forza Mauro. Non importa se... Non importa se non ho direzione, vorrei restarti in testa, restarti in testa come una canzone. Non importa se, non importa se non ho direzione, vorrei restarti in testa, restarti in testa come una canzone. Le mie mani ti guardano come i tuoi occhi sono grandi, parliamo anche se a volte siamo stanchi, felici di vivere piccoli momenti e grandi gioie. Dalla nostra relazione allontaniamo le paranoie e non ci annoiamo mai di questa nostra vita, è piena di problemi, è piena di fortuna. Non importa se, non importa se non ho direzione, vorrei restarti in testa, restarti in testa come una canzone. Non importa se, non importa se non ho direzione, vorrei restarti in testa, restarti in testa come una canzone. Ho spostato la tua foto in un posto migliore, così ti vedo sempre, anche quando sei altrove. Bacerei la bocca fuori una notte qualunque, mangio un panino al burger, resto con te un istante. Farsi felice con poco, cose buone che fanno male, queste non si gode un poco, si resta un solo gioco. Non importa se, non importa se non ho direzione, vorrei restarti in testa, restarti in testa come una canzone. Non importa se, non importa se non ho direzione, vorrei restarti in testa, restarti in testa come una canzone. Non so quanto tenga il pieno, ma che la strada continua. Non importa se, non importa se non ho direzione, vorrei restarti in testa come una canzone. Non importa se, non importa se non ho direzione, vorrei restarti in testa, restarti in testa come una canzone. Ciao, sono il fratello scemo di Giorgio Canali, questo è Live Motel. Eccoci qua, siamo a DJ Fox Radio Station a Live Motel con Francesco Balasso, con le sue canzoni molto, molto intime, cioè parli molto di te queste canzoni. Beh sì, sì, si capì, si sente. Sì, si sente. Si sente. C'è molto del tuo mondo, della tua... assolutamente. Del vissuto, sì, sì, sicuramente, sì, sì, sì. Io cerco di attingere proprio dalle esperienze fondamentali. Ma è giusto, d'altronde uno di cosa deve parlare? Eh no, infatti. Delle guerre, cioè. No, come Brunori dice, cosa dovrei parlare? Si parla d'amore, si parlano. Infatti, di quello che sento. Di quello che succede.
Quindi sì, sicuramente. Cosa che volevi dire di questo brano? Di come una canzone che intanto è, sul, cioè, ha avuto un gran successo. È stato veramente il primo brano. Il primo disco. Il primo brano, il primo album, esatto. Ad aver, cioè, avere un successo rilevante. Cosa significa? Significa che ovviamente io che faccio musica e cerco di emergere, no? Come sì, tanti di artisti. Farti conoscere più che puoi, no? Esattamente. Chiaramente in Spotify è come essere all'interno di nuotare nell'oceano, eh sì, letteralmente, sì. No? E se hai la barchina piccola o la barcona grande dipende da te. E questa effettivamente, questa canzone è riuscita a, ad avere un buon successo. È riuscita a diventare qualcosa di importante perché è rimasta, è entrata in una playlist editoriale di Spotify. È comunque una canzone che rimane in testa, eh? C'è un mantra, un ritornello che si ripete. Sì, sì, sì. Ma è bello, cioè, sorprendendoci noi stessi, perché dopo la prima settimana in playlist, tendenzialmente la settimana dopo subentrano nuovi pezzi. E a nostra sorpresa, si può dire. Sì, sì. Piacevole sorpresa, esatto. Temevo. C'è rimasta per ben 4 settimane e devo dire che questo ha aiutato a dare grossa visibilità, certo. Perché comunque siamo. È perché esponenziale. Assolutamente sì. Perché assolutamente più si ascolta, sì. Più la gente dice: ma perché ascoltano quello? E lo ascoltano a sua volta. Esatto, è come quando il negozio, le persone attirano persone, no? Sì, cioè, sì, sì. Uno entra, entri tu e poi alla fine ti si ritrova. Col fenomeno delle cose virali, no? Che esatto. Esatto. Hai visto quella roba lì? Hai visto? Condiviso 1, 2, 3, e poi diventa, come dici tu, esponenziale. E quindi sono particolarmente affezionato proprio perché mi ha fatto in qualche modo gustare quello che può essere. Un riscuotere un successo, una visibilità, certo. E comunque ha fatto anche dei bei numeri tutto sommato. Beh, anche perché diciamocelo, chi inizia il primo disco, ti ho contagiato le prime canzoni, comunque anche solo il primo brano, no, che uno pubblica, sì. In realtà sono poi un po' gli amici, parenti, fai un minimo di pubblicità anche, assolutamente, no? Sì. Però sono le persone che conosci, che ti conoscono, che poi parlano a sua volta ai loro amici. È macchia d'olio, pian pianino si spera che diventi sempre più grande, no, questo catino. Esattamente, proprio così. E l'obiettivo primario è quello di farsi ascoltare da più persone, sì, possibili. Sì, sì, sì. Per fortuna abbiamo i social network che ad dalla oggi nostra. Dalla nostra, esattamente, esattamente. E, però appunto non sono tutto, perché poi appunto anche grazie alle etichette, come era una, certo, volta, cioè anche sì, oggi, sì, sì. Etichetta importante, e uffici stampa, l'editori, certo. Tutto quello che c'è nell'industria discografica è importantissimo. E i social è bello perché ti permettono di fronte al pubblico, cioè puoi parlare con il pubblico, sì, ed è, sì, quella la figata, secondo me, del social network, no? Un po' come quando suoni dal vivo, che vedi le persone, certo. No? Tangibile. È tangibile, ce l'hai di fronte, sì. E hai anche un feedback. È importantissimo avere dei feedback. Anche magari gli haters, no? Ci stanno anche gli haters. Anzi, gli haters di solito sono il campanellino che ti fa vedere che qualcosa sta andando bene, perché hai visibilità. Cioè, è sei vero, uscito dalla cerchia. Perché dà fastidio, no? Quando uno fa delle cose belle, che a volte. Che dici? Sì. Sì, sì, io penso che anche il successo bello, no? Sano. Dia fastidio a qualcuno, no? Sì. Esatto, quindi è un sì, po' quelle persone malate della società, marce, esatto. Che non possono vedere la felicità altrui, no? Devono, no, è verissimo. Godere e la cosa invece, e traendone invece un vantaggio chi riceve il commento, è quello di dire: ok, sono uscito dalla cerchia di chi ti vuole bene, no? Che adesso siamo in alto mare. Adesso siamo in alto mare, per cui ti arrivano addosso le squali. Cose. E vuol dire che la macchina è partita, sta andando e qualcuno sta vedendo. Bene. Continuiamo con il nostro viaggio in auto a questo punto, sì, musicale. Sì, sì. Esatto. Le tue canzoni si ascoltano anche molto volentieri guidando. Grazie. È piacevole. Grazie. E quindi consigliamo a chi sta guidando, sì, magari ascoltare Live Motel. Sì, esatto. Francesco, esatto. E poi andarle a riascoltare su Apple Music, Spotify piuttosto che o YouTube, Amazon, se magari certo. Esatto, che ci sono anche dei bei video anche da vedere. Assolutamente. Sì. Prossimo brano. Allora, prossimo Francesco. Brano si intitola Have a Good Night Again. Yes. Let's go. Stay.
strade di pianura che costeggiano canali, ragazzi persi benzinai, vecchi alberi lungo i viali, le luci della notte gialle e bianche viso basso, nella fretta del tornare arriviamo tardi lo stesso, e come suoni liberarsi nell'aria, tra le luci e le ombre della notte in città, persi nelle nostre teste, sempre in giro con le feste, tra una pausa all'autogrill e le canzoni un po' moleste. E le luci della mia città mi dicono ritorna qua, e quando è sera la musica è accesa, lo stereo dice buonanotte, have a good night again. Oh 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 oh, have a good night again. Oh 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 oh. E riprendersi un momento per capirsi con rispetto, che non tutto fila liscio, quante volte ce lo siamo detto. L'alba sta arrivando, la rincorro, me la guardo, canto per restare sveglio, quei giorni perduti a ricorrere al vento. E come suoni liberarsi nell'aria, tra le luci e le ombre del giorno in città, persi nelle nostre teste, sempre in giro con le peste, tra una pausa all'autogrill e le canzoni un po' moleste. E le luci della mia città mi dicono ritorna qua, e quando è sera la musica è accesa, lo stereo dice buonanotte, have a good night again. Oh 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 oh, have a good night again. Un momento per capirsi con rispetto, che non tutto fila liscio, quante volte ce lo siamo detto. L'alba sta arrivando, la rincorro, me la guardo, e canto per restare sveglio, i giorni perduti a rincorrere il vento. This is Life Motel. Eccoci qua, Francesco Balasso. Questo era un brano recente, l'anno scorso, se non sbaglio. Sì, guarda, io quelle date, 2020, sono, io quelle date sono un disastro. Mi ricordo che l'avevamo presentato all'ora dei fatti, questo sì, brano qua. Sì, sarà di un paio d'anni fa, sì. L'uscita. Comunque, con la pandemia, tra l'altro. Un po' prima. Era più Origami collegato con la pandemia. 2020, sì, 2021. Sì, sì. E, tra l'altro devo dire che in questa esibizione che di questo pezzo, sì, l'ho a volte quando suono, anche se ho suonato 100.000 volte i brani, mi capita che su qualche canzone di improvvisare, tra virgolette, improvvisare nel senso che cambiare che... il testo, dici? No, magari modifico, cioè magari, non lo so, faccio un ritornello in più, piuttosto certo. Lo special lo modifico, quindi mi sono preso la licenza poetica di proporvi un Have a Good Night leggermente diversa rispetto a quella del disco. Di queste cose è maestro Francesco De Gregori, che nei suoi live... Io non l'ho mai visto live, mi piacerebbe, tu l'hai visto? Da vedere. Sì. Tra l'altro vado a vederlo adesso a novembre con Venditti. Grandissimo. Adesso non so dare le date, ma andate a vederle su Ticket One. Credo che sia anche già un po' esaurito, tra l'altro. Perché... Erano venuti dalle mie parti a Marostica quest'estate. Sì, hanno fatto sold out. È un po' che sono insieme. In poche ore. In pochissimo, sì. Ma meritatamente. Infatti io sono riuscito a trovare i biglietti, ma ho visto entrambi, diciamo, parecchie volte. Però insieme è un'esperienza, anche perché si rifanno alla primissima... Cioè, erano già un duo negli anni... Sì, i primi anni 70, quando erano con Theorius Campus, che avevano fatto un album congiunto, che era un capolavoro. Wow, mi stai dando delle novità, nel senso che sai... Beh, quest'album... Non conoscendo tutto... Okay. E poi l'album che include Roma Capoccia. Ok. Di Antonello Venditti, no? Okay. Che è stata una delle canzoni, cioè ancora oggi, una delle più belle in assoluto.
Dicevamo, parlavamo di Inni prima, esatto, un inno, esatto, è un Roma Capoccio, con Lilli, poi vabbè, tante altre, sì, poi De Gregori di cui stiamo parlando, quindi... esatto, esatto. Quindi c'è bello che si riprende, cioè che improvvisa anche lui, sì, lui cambiava tutti i tempi anche un po' per evitare che la gente cantasse insieme, la diciamo ogni volta, sì, questa, sì, cosa, okay, questo... okay, okay, è una cosa simpatica che... ci sta, ci sta. Invece di cantautori nuovi, ecco, chi è che ti... che mi piace, che ti ha fatto un po' alzare le antenne? Beh, di... beh, io resterei su... parlerei degli italiani più che altro. Sì, sì, io parlo dell'Italia, no? Sì. Cioè, io lo lascio stare. No, vabbè, sarà che facendo musica in italiano ascolto tantissima musica, certo, italiana, sì, ovviamente. Sì. Mi piace molto Fulminacci, sì, devo dire. E mi piace che come attitudine, così, che si rifà anche un po' agli anni 90, un po' questo modo, sì, di cantare, questo... Poi mi piace, mi piacciono tantissimo i Coma Cose, mi piacciono. Sì, sì. E ciao, sempre ciao, così, per star sull'indie. E poi i Pinguini. Pinguini tanto belli. Tanto, sì, belli. Tanto... stanno inzaccando un, un neologismo. Neologismo. Una canzone dopo l'altra. Sì, sì, infatti, sì, con è vero. L'artista croazia adesso. Da Ringo Starr in poi. Hanno... Ricordi, l'ultima l'hai sentita? No, ho sentito Dentista Croazia. Ne è uscita un'altra. Uscita un'altra, Ricordi, sì, che è anche bellissima. Allora, è già in vista per dopo. Infatti, l'avevo ascoltata nell'ultima puntata qualche giorno fa, sì, la... allora, okay, dei fatti l'abbiamo messa in playlist. Loro mi stanno piacendo, eh, sì, sì, sì. Poi mi piacciono molto gli Eugenio e Via di Gioia, sì, dire, certo, torinesi, Che sono i tuoi concittadini. Sì, sì. Anche per i messaggi che lanciano, perché loro sono molto collegati appunto anche a lanciare messaggi legati all'ambiente, quindi dare quel qualcosa in più rispetto, certo, alla musica, certo. Comunque ci sono veramente tanti nomi italiani. Io ne aggiungerei uno di Torino, perché mi sta entusiasmando da un bel po' di anni ormai. Vai. Che si chiama Andrea Laszlo De Simone. Mi è nuovo. Sì. Altro da non perdo lista. Occasione per ascoltare o far ascoltare la sua musica, perché è fuori classe. Dai, va, sì, bene, me lo andrò ad ascoltare sicuramente, perché sì, sì, mi piace scoprire. È uscito un'altra settimana un nuovo singolo, I nostri, bene, giorni, che è meraviglioso. Bene, bene, sì, guarda, lo vado ad ascoltare volentierissimo, proprio perché se sento italiani bravi che meritano, sì, appunto, cioè, è la cosa più bella che possa esserci, insomma. Abbiamo ancora un brano da ascoltare. Ancora un brano? Sì. Ok, io farei un brano che magari esce un po' dal sound precedente e andiamo più sul country. Così o due, o forse anche due. Due, due, due. Sì, sì. Ah, due brani. Ancora, no, perché brani, la canzone si intitola Due. Due. Ok, tanto mi ha letto nel pensiero. Vado. Vai. Mare di sole, un bagno nel cielo. Se il mio stomaco si è chiuso, non è per lei. La paura, ma è per colpa dell'amore. Ti chiedo una carezza in cambio di un sorriso. In un mondo senza regole, ma di grandi verità. Tu sarai un pezzo ed io della mela l'altra metà. Non riesco più a scrivere di felicità, da quanta ne provo, da quanta ce n'è. Non riesco più a parlare d'amore e libertà. Sto volando e adesso fermo più. Sto viaggiando curioso attraverso nuvole di panna. I miei occhi ora vedono le mie labbra, adesso ridono. Sto aspettando finalmente il vento che mi porti via. Ricordi quella sera sulla spiaggia a guardare le stelle? Non servivano parole a parlare, era il cuore, esprimendo il desiderio di fermare il tempo là.
non riesco più a scrivere di felicità, da quanta ne provo, da quanta ce n'è. Non riesco più a parlare d'amore e libertà, sto volando e adesso non mi fermo più. E adesso voglio addormentarmi abbracciato al tuo pensiero. Fuori piove ed io sto bene, per ogni goccia un'emozione. Ti mostrerò un luogo magico dove potremmo camminare insieme. Non riesco più a scrivere di felicità, da quanta ne provo, da quanta ce n'è. Non riesco più a parlare d'amore e libertà, sto volando e adesso non mi fermo più. This is Live Motel. Francesco Balasso, questa sera Live Motel. Allora, io ti proporrei una cosa, visto che i tempi sono un po'... l'oretta di Live Motel, io ti inviterei a suonare ancora un ultimo brano. Un ultimo brano? Sì. Okay. Poi facciamo ancora due parole dopo. Sì. E ci salutiamo purtroppo. Ci salutiamo purtroppo, e alla fine di un'ora vola... Un'ora vola e va. Velocissima. Sì, sì, sì. Allora io ti farei quasi quasi un brano, il mio unico brano in inglese che ho scritto finora, che si intitola It's Time to Be Together. Sì. Ok. E poi via. Ci salutiamo. Sì. Follow dreams after the storm. Over be frightened, you can see what's never before. I've been so stupid, it's bad to bring it off fast. Oh, I can see myself now like it's so many in the past. 'Cause doesn't matter what you say with, 'cause it's time to be together as it was and ever should be. It's time to be together, it's time to come back for the wind, the road. It's time to be together as it was and ever should be. It's time to be together, it's time to come back, following the road. It's time to stop at speed, listen what you really need. Light break, keep your hearts shut, we're woven to, we're back again. Be aware, take care, you are the one gonna hassle. And even trust yourself, it's not your friend forever. It's time to be together as it was and ever should be. It's time to be together, it's time to come back following the road. It's time to be together.
cause it's time to be together. Live Motel. Eccoci qua, siamo arrivati belli che alla fine. Questo è allora il tuo unico brano in inglese? Assolutamente sì, per adesso. Per adesso, mi piace. Ma nessuno toglie che devono esserci. No, infatti, anche perché ormai anche gli artisti italiani, vedi per esempio i Maneskin, che scrivono arrivano, metà in inglese, metà in italiano, un po'. Ormai, insomma, dai, penso che sia sdoganato. Ci sta, sì. Dai. Cioè... Sì, c'è sempre un po' il rischio di mettersi in competizione magari con gli inglesi stessi. Sì. I contenuti, sai, che però che è un rischio che secondo me vale anche la pena, esatto, fare, no? Cioè, perché sdogani anche la tua musica, sì, puoi ascoltare magari anche fuori dall'Italia, no? Sì, in effetti anche magari a chi non è italiano risulta più semplice ascoltare un brano in inglese, certo. Ci sta. Se magari, e poi magari se uno è meno pigro va anche a ascoltarsi i brani, esatto, in italiano. Francesco Balasso, su tutte le piattaforme digitali, le canzoni, album, c'è di tutto. C'è tutto. Rock and Roll Circus, grazie per questa serata, grazie, sì, mille a voi che ci avete ascoltato. Grazie mille a tutti, vorrei fare un saluto ovviamente, sì, a tutte le persone che ci stanno ascoltando, e ringraziare te. Grazie. E ringraziare Ivana, Sorry Mom, e che dire, appunto, cercatemi con Forza Fra su Instagram, Facebook, sì, appunto, per seguire tutto quello che ci sarà, perché ci saranno novità, un sacco di belle cose nuove a venire. Eh sì. Ciao Francesco, grazie. Grazie Mauro. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. DJ Fox Radio Station, la più attenta selezione musicale.